Facciamo ora una piccola pausa dai protagonisti del risparmio gestito per entrare nel vivo del salone, per viverlo in prima persona, intervistando chi vi partecipa e chiedendo al pubblico cosa ne pensa della tematica della sostenibilità. Come mai al Salone del Risparmio? Perché sono stato un operatore per tanti anni direttamente, adesso invece sono un addetto di un'associazione consumatori, votato proprio alla tutela dei risparmiatori, e quindi mi devo tenere informato per questo. C'è il tema della sostenibilità che è al centro di quest'anno. Lei, secondo lei, è una moda o davvero le società ci stanno iniziando a credere? Senta, può essere una moda, però le dico cosa me la penso io. Penso che sia un tema assolutamente importante che debba essere totalmente, assolutamente sostenuto con forza al di là delle mode. Grazie. Come mai al Salone del Risparmio? Ma è un appuntamento imprescindibile per tutti quelli che lavorano nel settore del risparmio gestito. Secondo lei il tema della sostenibilità, che quest'anno è al centro della scelta del Salone, è un tema davvero sentito dalle case prodotto oppure è più una moda? Ma diciamo che è partita come una moda, cioè è ripartita come moda dall'anno scorso, perché si sono accorti comunque che sarà un trend globale, cioè che non interesserà solo appunto l'industria di risparmio gestito, ma tutto il, diciamo, il sistema industriale, e quindi loro, anche loro hanno visto questo interesse e sta cercando appunto di sfruttarlo anche appunto dal lato casa prodotto, diciamo. Certo, ci sono appunto società prodotto, società di gestione che si occupano di queste tematiche da molti anni e altre invece che si stanno affacciando appunto negli ultimi anni, quindi comunque bisogna anche fare una certa selezione e capire chi effettivamente nella selezione dei titoli da mettere in portafoglio adotta dei criteri che sono appunto SRI, diciamo, più stringenti, e chi invece adotta un generico criterio, diciamo criteri ESG, dove esclude solo alcuni settori e dice no, noi lo applichiamo a tutti i nostri fondi, ma che in realtà sono fondi, diciamo, tradizionali quelli. Come mai sono nel risparmio? Ma è la mia prima volta, ho colto questa occasione e ci tenevo a venire perché per ora, essendo agli inizi, era ancora un mondo nuovo che sto iniziato a lavorare da poco e che sto ora iniziando, e mi sembrava proprio un modo per entrare in questo mondo, soprattutto proprio il mondo ESG, visto che sono in fase anche di laurea e la tesi è appunto in questo ambito, principalmente sugli smart beta, però proprio anche a livello di ESG, e quindi ora mi sto, diciamo, sto prendendo una buona mole di informazioni. Secondo lei la tematica appunto dell'ESG è una tematica sentita dagli intermediari oppure semplicemente una moda del momento e quindi destinata a eclissarsi di qui a poco? Ma potrebbe essere nata come moda, come penso la maggior parte proprio di tutti gli strumenti, però anche ascoltando le varie società di gestione si può pensare che il futuro sia ESG e che quindi anche in vari modi diversi, però comunque sia una strada percorribile bene o male da tutti. Come mai al Salone? Sono a uno stand, a WHF, siamo sponsor del Salone da 5 anni e siamo qui anche quest'anno. Volevo chiederle, in merito alla tematica della sostenibilità che è stata quest'anno al centro del Salone, secondo lei è una semplice moda oppure le case di gestione davvero ci stanno iniziando a credere? Allora, secondo noi non è una moda, ma sarà un trend che perdurerà nel tempo, anche perché il tema della sostenibilità è un tema molto attuale e che ci segna tutti i giorni, quindi speriamo che durerà avanti. Come mai al Salone del Risparmio? Faccio parte del settore e quindi insomma è giusto venire a dare un'occhiata, a vedere cosa succede. Volevo chiedere, dato che il tema di quest'anno è la sostenibilità, secondo lei è una moda del momento oppure davvero il settore sta iniziando a credere? È una domanda chiaramente difficile a cui rispondere. Ci si auspica che sia comunque un trend che durerà a lungo, ovviamente non abbiamo la bacchetta magica, quindi non possiamo saperlo. Come mai il Salone del Risparmio?
È la prima volta, curiosità, e poi perché lo faccio di mestiere con centri finanziari, quindi. Il tema della sostenibilità è quello al centro dell'edizione di quest'anno. Secondo lei è più una moda del momento oppure sta davvero diventando un elemento importante nell'ambito degli investimenti? Diciamo, io lo spero, non solo nell'ambito dell'investimento, in primis bisogna investirci in tutti i campi, in tutti i settori, quindi speriamo lo sia davvero. Insomma, grazie mille. Scusi, come mai al Salone del Risparmio? Vengo tutti gli anni, una piccola società di consulenza, sono un analista tecnico. E quindi vengo qui perché riesco a documentarmi rapidamente su tutte le novità, su tutti i nuovi prodotti, sulle nuove tendenze. Quest'anno il tema al centro dell'evento è la sostenibilità. Secondo lei è una moda del momento oppure davvero il settore risparmio gestito sta puntando seriamente a queste tematiche? Credo che sia un fenomeno che durerà nel tempo, si accrescerà sempre più perché c'è sia un interesse da parte degli investitori verso questi temi. Poi i rendimenti hanno dato ragione in questi anni a questo tipo di investimenti, per cui c'è anche l'aspetto positivo che deriva da questo. Come mai il Salone del Risparmio? Faccio mestiere. Sono da 30 anni nel settore risparmio. Diciamo che questa è la cosa più importante dell'anno. Cosa ne pensa del tema della sostenibilità che quest'anno è stato scelto come tema principe? È solo una moda o pensa che davvero stia in qualche maniera entrando prepotentemente nel mondo dell'industria del risparmio gestito? No, io credo sia solo una moda, però ciò non vuol dire che sia sbagliato, nel senso che è solo una moda, però è anche giusto seguirla, cioè seguire il trend comunque, perché poi il lavoro in finanza è importante. È una moda perché alla fine, cioè, il nostro lavoro è quello di far guadagnare i clienti, di cercare l'utile, perché la sostenibilità mi sembra un po' la resa. Però va bene anche seguire, ovviamente incontrare. Come mai al Salone del Risparmio? Perché è un'ottima opportunità per ampliare le proprie conoscenze, oltre a quelle professionali, anche le conoscenze personali. Quest'anno il tema principe è quella sostenibilità. Secondo lei è un po' una moda oppure l'industria del risparmio gestito ci crede davvero in questa tematica? È una gran bella tematica nella quale ci sono grandi opportunità se sfruttate bene. Posso chiedervi come mai siete al Salone del Risparmio? Siamo nel settore, lavoriamo con l'università del settore. Lo chiederle, il tema della sostenibilità, secondo lei, è una moda oppure l'industria sta iniziando davvero a crederci in questa tematica? Entrambe le risposte, nel senso che è un tema sul quale tutta l'industria sta lavorando molto. Il problema più grosso è che sta diventando anche una moda, quindi bisogna stare attenti ai principi appunto che vengono adottati, che siano effettivamente, ci sia una governance della tematica. Scusi, perché qui al Salone del Risparmio? Per incontrare un po' i gestori con i quali lavoriamo tutti i giorni. Il tema dell'anno è quello della sostenibilità, volevo capire da lei secondo il suo giudizio se si tratta solo di moda oppure se davvero è qualcosa che sta entrando nella filosofia. Fa un po' la differenza nelle varie società di gestione che ha storia su ESG e che sono crisi, quindi non è una moda se inserizzano. Grazie mille. Prego. Posso chiedere come mai al Salone del Risparmio? Tema della sostenibilità e tema dell'anno qua al Salone, secondo lei è una moda oppure vede che sta entrando davvero nel cuore di chi lavora nell'ambito della finanza? Io spero stia entrando nei cuori, forse un po' una moda, la speranza è che lo sia. Grazie mille.